Benvenuti, in questa volta faremo la gita turistica alla città vecchia di Dubai. Sarà tutto in italiano con la guida turistica anche in italiano, versione originale per voi, destinos con sabor. Finora abbiamo ancora delle famiglie, sempre abbiamo la famiglia reale. La famiglia reale di Dubai, quando è venuta qua da Abu Dhabi, perché prima la famiglia di Dubai hanno abitato Abu Dhabi e poi sono venuti qua. E poi hanno scelto questa parte per stare sempre vicino al golfo. Abbiamo qua il mare vicino, okay. Poi hanno lavorato come pescatori, altri hanno lavorato come divers nelle missioni per trovare la madre terra. Tutta l'economia di Dubai nel passato, prima di trovare il petrolio, era basata sulla madreperla e anche i pesci che vengono dal golfo. Fino al 1966, il 1966 è la data in cui abbiamo trovato il petrolio a Dubai, poi nel 1958 è stato trovato già in Abu Dhabi. Adesso a Dubai non c'è il petrolio è quasi esaurito qua nel 2006. Il petrolio c'è, ma contribuisce solo meno di 3% nel prodotto interno lordo della città di Dubai. Siete andati a Burj Khalifa? Nel downtown sempre potete trovare il nome di Emaar. Su tutti gli edifici del downtown di Dubai, anche Dubai Marina, sempre c'è il nome di Emaar. Emaar è un'azienda di costruzione molto famosa, anche un'azienda nazionale, è l'azienda di costruzione di Burj Khalifa. Okay? C'è anche un'altra azienda, si chiama Damac. Se andate nella palma del Jumeirah, per esempio, la palma, quella isola artificiale, c'è il nome di Nakhil. Nakhil è un'altra azienda di costruzione anche nazionale. Allora qua nella città di Dubai il petrolio non è importante. La cosa più importante per la città di Dubai è il mercato immobiliare e anche il turismo. Okay? Adesso abbiamo la palma del Jumeirah, l'isola artificiale più grande in tutto il mondo. Adesso stanno costruendo un'altra palma che sarà più grande della palma del Jumeirah. Si chiama la palma di Jabal Ali. Ci sono anche le isole del mondo, che le isole hanno la forma della mappa del mondo. Un'isola ha un nome di una città, un paese oppure una persona. Allora qua stanno cercando di sviluppare il paese nel mercato immobiliare e anche il turismo, perché il petrolio non c'è. Durante la costruzione di Burj Khalifa nel 2006 abbiamo avuto qua una crisi economica. Il Sheikh Khalifa, l'ex capo di Abu Dhabi, l'ex presidente del paese, ha aiutato Dubai con i soldi. Per questo motivo Burj Khalifa ha il nome di Sheikh Khalifa, l'ex capo di Abu Dhabi, l'ex presidente del paese, che è morto lo scorso anno. Adesso abbiamo il fratello, il Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Allora qua a Dubai abbiamo la torre più alta in tutto il mondo, Burj Khalifa, che ha il nome di Sheikh Khalifa, mentre se andate a Abu Dhabi c'è la torre più alta al nome del Sheikh Mohammed bin Rashid Al Kabu di Dubai. Fanno sempre così per ringraziare l'uno l'altro, fanno dei palazzi, fanno dei torri e danno i nomi delle persone importanti. Come abbiamo detto prima, sempre abbiamo l'idea della famiglia, qua sempre c'è la famiglia, ok? Abbiamo qua la famiglia più importante nel paese, la famiglia di Abu Dhabi, la famiglia di Al Nahyan. Perché la famiglia di Abu Dhabi è la famiglia più importante? Perché è la famiglia del fondatore del paese. Qua abbiamo un fondatore, sempre in tutti gli hotel potete trovare la foto di un uomo anziano che è morto da tanto anno, si chiama Sheikh Zayed. L'autostrada principale qua nel paese si chiama Sheikh Zayed. La moschea più grande, quella di Abu Dhabi, la moschea bianca, si chiama la moschea di Sheikh Zayed. Sempre il Sheikh Zayed, il nome del Sheikh Zayed per tutti i progetti importanti qua nel paese, perché lui è il fondatore del paese. Il 2 dicembre 1971 il Sheikh Zayed ha invitato tutti i capi delle tribù di questa zona per avere un paese federale, un paese unito. Poi ci sono 6 famiglie che hanno accettato di partecipare al unione del paese, che sono Abu Dhabi, che è la famiglia del Sheikh Zayed, Dubai e la famiglia di un altro uomo, si chiama Sheikh Rashid, Sharjah, Ajman, Fujairah e Umm Qurayza. Saudita si chiama Dishdasha, anche qua si chiama Dishdasha, ma più frequente diciamo Kandura, e sempre c'è Al-Ghutra. Al-Ghutra, quella sciaba, quello colar per gli uomini che copre la testa. E bianco rosso per l'Arabia Saudita, la maggior parte dei nativi dell'Arabia Saudita mettono sempre il bianco rosso, anche Giordania.
qua è il bianco, bianco. Palestina bianco nero, mentre c'è sempre legal questa corda nera, se metto sul, sul rotolo, come per esempio questa statua dietro di noi. Legal è stato usato nel passato per legare i piedi dei cammelli nel deserto alla sera, in questo modo il cammello non può scappare. Da questo tempo finora ci sono sempre i vestiti tradizionali del paese. Questa si chiama abaya, ok? L'abaya è il vestito tradizionale per le donne. Questa è una abaya che ha il colore beige, ci sono delle abaya che hanno il colore nero, allora ci sono delle abaya colorate, non solo il colore nero. Tante persone mi dicono, ma perché il nero? Non solo il nero, ok, abbiamo tanti colori, ma hanno scelto nel passato il colore nero perché è un colore non trasparente, ok? No. La donna per la religione deve sempre indossare un colore non trasparente. Per questo motivo hanno scelto nel passato il colore nero, hanno scelto il bianco per gli uomini, per il sole, perché tutti gli uomini nel passato dovevano uscire nel sole per lavorare. Anche nel passato la donna non aveva il diritto per il lavoro, perché adesso ci sono dei poliziotti donne, insegnanti, professori, che lavorano nel ristorante, tutti sono nativi, ok? C'è anche il hijab è il foulard per coprire il velo, per coprire la testa e i capelli per le donne. Ma non c'è il burqa, per esempio, perché tanti mi chiedono, alcuni mettono qualcosa per coprire la faccia che si chiama al burqa, anche si chiama al niqab. Per noi musulmani nella fede islamica il burqa nel niqab non è menzionato, cioè non c'è. Quelli che hanno inventato queste cose è la cultura di un paese, per esempio in Afghanistan, in Pakistan, in alcuni paesi mettono sempre il burqa per coprire la faccia delle donne. Per esempio quando se andiamo in una moschea, per le donne devono mettere dei vestiti lunghi, non trasparenti, non solo l'abaya, possono mettere i pantaloni, per esempio per il tuo vestito, ok? Ma solo le maniche lunghe, mettere qualcosa sulla testa, puoi entrare a fare la preghiera, per esempio. Quando vanno per esempio nell'Arabia Saudita per fare il pellegrinaggio, quelle ragazze che mettono il hijab devono il niqab devono toglierlo, in questo modo possono entrare nell'Arabia Saudita e Mecca, la moschea più sacra per i musulmani. Perché questa cosa è inventata dalle persone, non è menzionata, però non è un obbligo della religione. Siamo nel quartiere Grand Souk a Dubai, destino con sabor. C'hai un sacco di video su Dubai, cercali nella playlist esclusiva che abbiamo nel canale Dubai.